Bene amici, oggi vi parlo di Sonos, il sistema audio smart e wireless. Ho qua due One, un Sub, la Beam che è la soundbar e le configurerò come 5.1. Non a caso sono a casa davanti alla televisione, le userò come home theater. Ma ho qua da provare anche l'interessante novità, la Move, che è una cassa molto portatile. Ma adesso sballo tutto, configuro e poi vi racconto come vanno. Beh, devo dire, grande con l'imballaggio, la barra dietro l'ingresso dell'alimentazione, non c'è un alimentatore esterno, infatti c'è qua il cavo di alimentazione, il pulsante di connessione, si può collegare anche alla rete cablata e non solo in wifi, e poi l'ingresso HDMI da dove prende l'audio proveniente dalla televisione. E in confezione c'è anche il cavo HDMI, ma soprattutto un comodo adattatore HDMI cavo coassiale ottico nel caso voi aveste questo tipo di uscita. Collegata la corrente, scaricata l'app, in 3 minuti ha finito la configurazione, adesso sta mandando i dati della mia rete wireless alla bar in modo che si colleghi al mio wifi. E collegata al wifi anche la configurazione dell'home theater, vedete, è guidata. Per esempio adesso mi dice di aggiungere il sub e di collegare la corrente. E fa sorridere l'indicazione contro il colpo della strega. E qua troviamo cavo di alimentazione, 4 piedini per chi lo mette sul parquet come me e anche una pezzolina per pulirlo. Sarà uno di quegli elettrodomestici a tirapolvere? Adesso capisco l'indicazione, ma adesso capisco anche il perché della pezzolina. Guardate che bello, completamente lucido. Sì, mi sa che è un attirapolvere, però è molto bello. Ok, sub aggiunto, aggiungo anche i surround che saranno fatti con i Sonos One che ho già disimballato. Tra l'altro tutti i componenti, anche il sub, possono essere cablati oltre che in wifi anche con la rete, vedete anche questo One. E del One apprezzo che il cavo di alimentazione, visto che va messo dietro magari dietro il divano in posizioni un po' strane, sia particolarmente lungo, ma forse non lunghissimo, non lo so, lo installo. Ma attenzione che andando avanti con la configurazione mi accorgo di una cosa: come surround possono essere usati un sacco di prodotti Sonos, anche le lampade da tavolo. Ok, installato tutto e incredibilmente, perché non spesso accade, senza il minimo problema. Tutto al primo colpo, ma adesso l'immancabile aggiornamento software. E mentre finisce l'aggiornamento io sballo il Move, che ha come particolarità il fatto di essere portatile. Infatti questa dovrebbe essere la base di ricarica. Eh sì, è proprio così, vedete, alimentatore, cavo, grande cura anche nell'imballaggio, e questa qui è proprio la basetta di carica, vedete, con i pin. E dentro qua, in un sacchettino che secondo me può essere anche utilizzato per il trasporto, c'è l'altoparlantone. Vediamo come è fatto. Bello! Con anche, questa che è posizionata come maniglia per portarlo in giro. Qua però non c'è la rete cablata, avrebbe poco senso, è portatile, c'è solamente il wifi. E lo metto qua dove fino a poco tempo fa c'era l'Echo Show, perché lui è compatibile anche con Alexa e comanda Alexa. E nel frattempo, vedete, è andato in ricarica e si è accesa la spia verde, pronto per essere configurato anche lui. Ah, configurazione completata, adesso adatterà l'audio alla stanza. La critica è quella che effettivamente il cavo di alimentazione del surround sono corti, ho dovuto usare una prolunga. Vabbè. E questo che sta girando è l'audio demo che serve a settare il ritardo, il volume del sistema in automatico. Io solo rispondere a un paio di domande. E ora si settano gli ingressi. Io ho collegato la TV tramite il cavo HDMI con ARC, quindi l'audio di ritorno. Ok, altri 5 secondi, tutto collegato, e ovviamente collegato con l'ARC posso utilizzare il telecomando della TV per alzare il volume dell'home theater. E come va? Puoi far fuori delle persone veramente malvagie. Siamo bloccati! Ho avuto una brutta idea. Non avere brutte idee, sono buone! Beh, prime impressioni decisamente buone. Quello era un cattivo? Beh, devo dire che le prime impressioni non sono assolutamente male. Scusate che abbasso. Adesso collego anche il Move al sistema. Provo tutto per qualche giorno e poi
andiamo alle conclusioni, ma il sub convince, la spazialità anche... No, devo provarlo meglio per giungere alle conclusioni. Ed eccoci dopo qualche giorno, configurato tutto, mamma mia che sistema super 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 smart, anche gli assistenti vocali, ve lo dimostro. Alexa, riproduci musica rock. Prime Rock, Amazon Music. E ovviamente ha risposto lei, la Bim. Sopra ci sono i comandi touch a sfioramento per mettere in play, mettere in pausa, per alzare o abbassare il volume. E sui Queen non posso che stare zitto. Posso dire che il sub ci vuole assolutamente, riempie veramente tantissimo, e tra l'altro anche con l'home theater, poi ve lo faccio vedere, non vibra perché ha due altoparlanti contrapposti, arriva fino a 25 Hz, quindi scende parecchio in basso, e vi assicuro che è molto molto potente. La Bim mi è piaciuta molto, qua sopra c'è la possibilità, vedete, di andare a disattivare i comandi vocali semplicemente premendo qua, tutto a sfioramento. Ma quello che mi è piaciuto di più è proprio quanto è smart questo sistema. Probabilmente da un punto di vista stereo suona meglio il Move, ma del Move ve ne parlo dopo. Ma adesso vi faccio vedere un film, perché lei è dedicata più alla TV, all'home theater. Punta verso la corazzata. Ah, è un pazzo. Grande così. E ragazzi, così nell'home theater con un film dà il meglio di sé in questa configurazione, perché i wah posteriori spingono bene, sentono bene, la soundbar sulla voce è molto chiara, scusate abbasso un pelo se non sentite più me, l'unico difetto che posso trovare è la lunghezza della soundbar che non è elevata, l'avrei preferita un pochino più lunga per permettere una spazialità anteriore superiore, così i quattro woofer e il tweeter che è centrale, che praticamente si dedica soprattutto alla voce, forse sono un pochino vicini, ma vi assicuro che si sente molto molto bene, e soprattutto il sub anche qua spinge tantissimo. E poi l'altro è veramente molto molto smart, perché gli permette in tempo reale, ovviamente grazie al fatto che le casse sono tutte connesse tra di loro, di andare a equalizzare bassi, alzarli, diminuirli, alti, e sentite l'audio un pochino più cristallino, e anche di andare a regolare il sub. Adesso io ce l'ho a più 3, ovviamente lo possiamo rendere più presente fino a più 15, ma così forse un po' troppo presente, oppure diminuire fino a meno 15 e renderlo quasi, diciamo, quasi trasparente. La regolazione della posizione l'abbiamo già fatta precedentemente, come vi ho già fatto vedere l'audio si comanda col telecomando grazie all'HDMI che passa i segnali alla televisione, insomma sicuramente un impianto che non ha nulla a che vedere con qualsiasi impianto di serie delle televisioni, e rispetto ad altre soundbar che ho provato suona veramente molto bene. Se devo fare un paragone, suona meglio questo rispetto alla mi sembra Yas 200 di Yamaha, lo paragonerei alla 400, però devo dire che qua il sistema è sì, è più smart, soprattutto per l'app. E adesso vi parlo del Move, che sta suonando la mia canzone Tamarra, pronti ai bassi, e non sta andando il sub, è tutta a fare del suo sacco, ma bene, continua a parlare in ufficio, perché il bello di questo è che è portatile. Ed eccomi qua in ufficio, sì, che lei continua a suonare. Beh, ovviamente l'ho dovuta associare anche alla rete wifi dell'ufficio, ma l'ha riconosciuta subito al volo, e anche le due Sonos One le ho disassociate dall'impianto surround, le ho abbinate tra di loro in modo da creare un fronte stereo, e vi faccio sentire anche loro come suonano. Sentite? Stessa canzone, volume massimo. Bye.
suono molto molto bene. Tra l'altro non distorcono, i bassi sono potenti, sì, un pochino più piccolini rispetto al Move, quindi bassi un pochino meno insistenti, meno profondi, però devo dire che suonano veramente molto bene. E la modularità del sistema, l'integrazione, ma anche la semplicità di creare gruppi, sistemare stanze, abbinare, disabbinare, è veramente disarmante. Mai una defezione, mai un incastro, mai un errore, e questo mi è piaciuto veramente tanto. Tra l'altro, volendo, si può anche far suonare tutto insieme, basta raggruppare per esempio il Move, e in questo momento si è messo a suonare, quindi suonano tutte e tre insieme. Altrettanto facilmente posso andare a togliere casse dal gruppo, quindi se vogliamo sonorizzare un ambiente anche molto grande lo possiamo fare semplicemente mettendo una cassa per ogni stanza e poi far suonare tutto, oppure far suonare una stanza, fare suonare un'altra, insomma tutto molto molto smart. Mi è piaciuto del Move il fatto che se abbandoniamo la rete wifi, molto semplicemente qua dietro c'è un pulsante per commutare da wifi a bluetooth, e il led qua sopra passa da bianco a blu per andare a streamare dal proprio smartphone o da qualsiasi sorgente che abbia il bluetooth della musica. E poi è l'unico ovviamente che ha il pulsante per spegnerlo, perché lui ha una batteria, tra l'altro dura tanto, 6/8 ore di riproduzione continuativa a un volume medio, e anche sì molto molto pesante. E vedete qua sull'applicazione il Move è andato offline proprio perché l'ho spento, ma adesso lo riaccendiamo, andrà online in pochissimo tempo. La cosa bella è che le sorgenti sono veramente tantissime. Io ho impostato come account Spotify, Amazon Music e Alexa come controllo vocale. Vi dicevo prima, si può anche andare a configurare l'assistente Google, e i servizi che possono integrarsi sono veramente tantissimi. Guardate, si può anche andare a la musica dal proprio NAS, insomma veramente l'applicazione è la più completa che io abbia trovato. È anche vero che ormai tra Amazon Music, Spotify, Deezer, Tidal abbiamo più o meno coperto il 95% delle esigenze, ma tant'è, qua si va a coprire probabilmente il 99%. La cosa che mi è piaciuta è che Spotify va a integrarsi proprio nell'applicazione Sonos, quindi non è un Sonos Connect, quindi non è che io vado su Spotify e dico vai a farmi il play là, ma si integra proprio nell'app. Ma sul PC volevo far vedere un'altra cosa. Vi parlavo prima di modularità. Eh sì, perché vabbè, gli speaker sono tanti. Dal Move quanto costa? Ecco, il prezzo magari lo diciamo alla fine, perché è forse un po' il punto debole del sistema. One SL, il Play 5 che è un pochino più grande, il Sub vi dicevo prima, poi ci sono i set per andare a risparmiare qualcosina, ma si possono andare anche a comprare delle componenti per andare a integrare magari il proprio giradischi, il proprio impianto stereo, per esempio Port, che penso sia una novità interessante, perché ha sia un ingresso RC per andare a collegare, eccoli qua gli ingressi, un giradischi, ma anche il lane out oltre alla rete ovviamente. Quindi se avete un vecchio amplificatore non smart, non connesso, ma vi piace, magari valvolare, magari non lo so, collegate questo e avrete tutta la possibilità data dall'applicazione, dal multiroom, utilizzando però il vostro amplificatore. Ovviamente perderete le funzionalità smart proprio dell'amplificatore, quindi alzare e abbassare il volume, se non un innalzamento, un abbassamento della preamplificazione, ma non è proprio la stessa cosa. Ci sarà anche un'uscita digitale ottica, però potrete andare a integrare anche componenti diciamo un pochino più vecchie. Poi c'è un amplificatore vero e proprio che può andare a comandare due casse, per esempio surround in casa mia, io ho due casse surround incassate a muro, le potrei integrare nel sistema semplicemente comprando l'amplificatore. Amplificatore smart, viene visto esattamente come una cassa e va a pilotare tramite cavo, perché ha amplificato proprio le casse che io ho posteriormente. E poi per quanto riguarda l'Home Theater, la Beam è la soundbar più piccolina, un pochino più economica, ma poi c'è la Playbar che è decisamente più lunga e forse va a superare quell'unico forse difetto che ho trovato da un punto di vista Home Theater, quindi la poca spazialità del fronte anteriore, perché è molto più lunga, è vero, costa anche di più, oppure la Playbase che è anch'essa più larga. Vi dicevo dei prezzi,
399 euro la BIM, 399 euro anche lui e 229 euro il One. Mi pare che fino al 5 di gennaio ci sia una super promozione, quindi con degli sconti, quindi l'unico punto debole che posso trovare a questo sistema è proprio il prezzo, ma i componenti sono di qualità, l'affidabilità è altissima, la qualità audio molto molto buona, insomma... Se avete la possibilità economica, fatevi un Sonos, perché veramente, da un punto di vista smart, è il miglior sistema che io abbia mai provato e mi sembra che si vada ad integrare anche ad alcune componenti IKEA che hanno fatto in collaborazione proprio con loro. E poi è modulabile, magari vi comprate all'inizio solamente un One e poi ne prendete un secondo e poi prendete il Sub e poi prendete il Move e tutto si integrerà nell'applicazione. Un saluto da Andrea Greazzi. Ciao.